questa quinta puntata dell'Incontro, una trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine, edizioni Ager Campanus. Questa sera parleremo di un argomento importantissimo, ma prima vi presentiamo i nostri ospiti. Perfetto, grazie Sergio, e dunque benvenuti ai nostri ospiti in qui studio e ben ritrovati a voi telespettatori. Come sempre vi ricordo che potete interagire con noi partecipando alla diretta utilizzando il numero in sovraimpressione oppure lasciando un commento sulla pagina Facebook di TLA. E dunque ho l'onore di presentarvi i nostri ospiti in qui in studio qui con noi, il professor Carlo Luongo, presidente dell'associazione della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, la dottoressa Margherita Luongo, vicepresidente della Fondazione Maria Guarino Amor Onlus, la dottoressa Lorenza Luongo, biologa nutrizionista. Una testimonianza ci sarà fornita da Matteo Giroletti ed infine l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. A voi dunque benvenuti qui in studio, e a te la parola Sergio, possiamo cominciare. Va benissimo, iniziamo immediatamente questo giro di domande, non possiamo non partire che dal professore Carlo Luongo, professore tra l'altro antesignano di questa straordinaria tecnica medicale che è appunto l'ossigeno-ozonoterapia. Professore, lei è partito da molto 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 lontano. Sì, infatti sono partito e nel 1985-86 riuscì a portare questa pratica terapeutica in Campania, seguendo il primo convegno nazionale della SIOT sull'ossigeno ozono, che aveva creato proprio da zero la società scientifica. Aveva avuto l'ok anche dal Ministero per motivare la società scientifica, e ci fu questo grandissimo convegno delle grandissime opportunità che l'ozono poteva assicurare. Il discorso qual è? Che noi uomini non ci siamo inventati assolutamente nulla, l'ozono stranamente viene formato già normalmente dal nostro organismo e viene formato per mantenerci in ottime condizioni di salute, senza più gravi patologie, senza più praticamente danni dovuti praticamente a tutto quello che facciamo durante la nostra esistenza. Cioè, noi siamo bersagliati continuamente da farmaci non sempre completamente curativi, tanto è vero che c'è stata ultimamente la presa di visione da parte del ministro Lorenzin, la legge ministeriale del 26 luglio 2016 sugli aspetti della cronicità delle patologie, cioè le patologie inevitabilmente, se non curate prontamente, vanno in cronicità. E qua coinvolge una spesa sanitaria infinita. Allora, io non voglio entrare ancora nell'aspetto squisitamente scientifico, voglio prima far capire al nostro pubblico a casa chi siamo e cosa facciamo. Quindi, dottoressa Margherita Luongo, stasera abbiamo un po' di Luongo in casa e quindi questo ci inorgoglisce tantissimo. Vogliamo dire che cos'è Amor Onlus? Sì. Buonasera, la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus è una fondazione che si interessa di ricerca e terapia gratuita nei malati cronici ed oncologici attraverso, grazie ai colleghi medici volontari sostenitori della fondazione, che garantiscono ai pazienti che si affidano a noi una terapia integrativa adiuvante, che è l'ossigeno ozono, che ha varie peculiarità. È un potente antinfiammatorio analgesico, ha un effetto immunomodulante, quindi potenzia il sistema immunitario, e noi tentiamo di creare una terapia multitarget personalizzata sul paziente, che serve a potenziare gli effetti della chemio e della radio e a ridurne gli effetti collaterali. E tutto questo grazie appunto ai medici volontari della nostra Onlus, della nostra fondazione, che è presente in tutto il territorio nazionale. Perfetto, prima di arrivare alla dottoressa Lorenza Luongo, assessore, il pubblico da casa ci sta chiedendo e si sta chiedendo, perché noi lo vediamo, che ci fa l'assessore allo sport in un programma dove si parla di ossigeno-ozonoterapia, quindi anche di malattie molto impegnative, molto pesanti, quali il cancro, ma l'ossigeno-ozonoterapia è una terapia che cura prevalentemente anche gli sportivi, professore, mi sbaglio? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Noi abbiamo un'eccellenza, quindi non le faccio una domanda scientifica,
né io né lei probabilmente ne avremmo le condizioni. Voglio dire, abbiamo un'eccellenza straordinaria in Campania, però la teniamo là. Sono eccellenze che dal mio punto di vista, e credo anche dal suo, che è uomo tra l'altro di grande esperienza, vanno sostenute, aiutate, coltivate. Questo è un po' il mistero di tutte le cose che creano grandi innovazioni, no? Tutto ciò che è innovazione spaventa un po', questo è un po' il tema, per cui tutto ciò che diventa al di fuori della pratica normale diventa una scelta che poi può portare a soluzioni alternative a quella che è la normale procedura, diventa un fatto assolutamente di novità e non tutti sono disponibili ad accogliere le novità, questo è il tema. Forse neanche tanto a capirla la novità. Però noi abbiamo illustri fruitori di quelle che facevamo all'università, Maradona, Daniel Bertone, Patrizio Oliva e anche una Caretta, che era praticamente una tartaruga che alla grande sta nei nostri mari e mi fu portata in camera iperbarica e qui la curammo come un essere umano normale. Però hai citato non a caso degli sportivi che hanno un po' di testa. Hai citato degli oltre sportivi che tanta che hanno un po' di testa, perché hai citato Maradona che era una testa particolare assai, insomma, un uomo sempre contro il sistema. Hai citato Patrizio Oliva che è un'eccellenza napoletana ma che è sempre stato anche lui un po' contro i sistemi precostituiti. Bertoni lo conosco poco, me lo ricordo poco, però insomma, la Caretta non parlava, la Caretta l'abbiamo presa, però io dico questo è un po' il tema. Noi facciamo questo anche per alleggerire un pochino la puntata, perché è importantissima. Una cosa che invece mi piace segnalarti, vedi assessore, è che noi abbiamo una controtendenza straordinaria. Noi abbiamo un ospite importantissimo questa sera in studio, Matteo Giroletti, tra l'altro un ex atleta, calciatore, che dalla lontana Lombardia che fa? Viene a curarsi a Napoli. Questo quindi è importante, però per adesso noi Matteo lo teniamo. Lo teniamo. A proposito di quello che dicevi prima, vorrei ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo. A proposito, siamo inondati, noi sapevamo che questa sarebbe stata una puntata molto importante. Seguita. La biologa nutrizionista. Tutte le terapie, multitarget in modo particolare, ma anche non, vanno poi adiuvate, benché già adiuvanti di loro, vanno adiuvate anche da una buona alimentazione. Certo, come diceva prima il professore, la dottoressa Margherita, noi diciamo che l'ozono si forma in natura, la stessa cosa noi alimenti, li prendiamo dalla natura. Quindi come possiamo fare per aiutare i pazienti partendo proprio dalla base? Partiamo dagli alimenti, da quello che ci fornisce la terra, possibilmente biologici. Io sono riuscita, insieme con la collaborazione di Margherita, a creare una terapia alimentare adiuvante alla terapia appunto integrata e all'ozonoterapia. Quindi aumentiamo l'effetto antiossidante, antitumorale dell'ozonoterapia attraverso l'alimentazione, aumentando appunto gli effetti sia della chemioterapia, della radioterapia, quindi ci aiutiamo su più settori. Prima di andare in pubblicità, un flash, lei ha un... sta monitorando un numero consistente, anche se non è ancora importantissimo, di pazienti provenienti un pochino da tutta Italia. Sì, noi siamo, diciamo che dopodomani è un anno dalla nascita della nostra fondazione, abbiamo circa 400 pazienti su tutto il territorio nazionale e ad oggi stiamo avendo degli ottimi risultati. In tutti i pazienti si è avuto un miglioramento della qualità di vita, una riduzione degli effetti collaterali, un potenziamento del sistema immunitario. In molti casi parliamo di malattie oncologiche, quindi parliamo di pazienti tumorali in stadio molto avanzato, abbiamo avuto anche casi di negatività, parliamo di tumori cerebrali come il glioblastoma che ad oggi porta il 98% di mortalità, parliamo di sarcomi, quindi parliamo di tumori ad oggi dove purtroppo vi è ancora un grande limite da parte, diciamo, dei farmaci, in quanto il tumore ha la peculiarità di adattarsi e di mutare e diventare più aggressivo se è a contatto con sostanze per lungo tempo. E grazie alla Fondazione noi abbiamo un progetto di ricerca con l'Università dell'Aquila che quindi sta dimostrando l'efficacia che l'ossigeno ha sui vari mediatori coinvolti in ambito oncologico.
Quindi una sostanziale rivoluzione scientifica, possiamo dire questo, perché fino ad oggi, benché Otto Warburg, Nobel nel 1931, se la memoria non mi inganna, parlò per la prima volta di ossigeno-ozonoterapia come terapia adiuvante. Noi lo vogliamo precisare, stiamo parlando di una terapia adiuvante non sostitutiva, questo sia ben chiaro per tutti quanti. Quindi, sì, Warburg parlava lui spiegò per primo come il cancro si forma da una cellula o serie di cellule che in seguito ad un'infiammazione cronica, l'infiammazione porta a uno stato ipossico, quindi una carenza di ossigeno con un ambiente acido, e questa combinazione fa mutare le cellule da sane a tumorali. Quindi noi non facciamo altro che andare a dare ossigeno, ossigeniamo creando un ambiente alcalino, incompatibile con la vita del tumore. È una terapia adiuvante perché, molto semplice, tutto ciò che noi assorbiamo, inaliamo, ingeriamo, viene trasportato dall'ossigeno, dal sangue, in un determinato sito. Ma se il tumore vive in carenza di ossigeno, il farmaco andrà intorno al tumore, non nel suo interno. Andando a aumentare l'ossigenazione, il farmaco arriverà più internamente al tumore. Ecco perché l'ossigeno ozono va a potenziare l'effetto della chemio e della radio e a ridurre gli effetti collaterali. La letteratura oggi descrive ampiamente l'ipossia e la chemioresistenza, l'ipossia e la radioresistenza. In un flash proprio, prima della pubblicità, scusami se ti interrompo, possiamo riassumere in questo: migliora sicuramente la qualità della vita del paziente? Sì, assolutamente sì, come le dicevo, in tutti i pazienti, anche nei casi terminali dove purtroppo noi non possiamo cambiare le prognosi, però in tutti i pazienti noi abbiamo garantito una dignità e una qualità di vita che oggi è fondamentale, perché molte volte il malato oncologico è un malato abbandonato, soprattutto negli stadi terminali. Grazie dottoressa Longo, noi ci fermiamo per un minuto di pausa, torniamo subito, grazie. Eccoci in studio e proprio a mazza secca, dottore Luongo, professore, mi scusi, le cose che diceva prima la dottoressa Luongo mi facevano riflettere. È una terapia adiuvante importantissima sia per migliorare la qualità della vita, ma in alcuni casi addirittura portata alla negatività di alcune patologie importantissime come il glioblastoma, mi pare di aver capito. Com'è che non ancora un riconoscimento ufficiale? Io ho lavorato tantissimo e continuamente sono stato fuori le porte di vari assessori che si sono avvicendati presso la regione Campania, e là è depositato un faldone enorme di documentazione specifica per il riconoscimento di questa branca. Non ci sono riuscito e spero che qualcun altro dopo di me ci riuscirà. Capisco. Dottoressa Luongo, prima di andare dal signor Giroletti, una cosa:
Sono state però presentate a livello internazionale, quindi mondiale, degli studi importantissimi. Sì, noi abbiamo appunto fatto una pubblicazione scientifica che è visibile su PubMed, che è la biblioteca mondiale dove vi sono tutti gli studi ad oggi scientificamente validati a livello appunto internazionale su Anti-Cancer Research, che dimostra proprio l'efficacia dell'ossigeno ozono, in quanto, ribadisco, l'ozono è un potente antinfiammatorio analgesico. Infatti le prime, diciamo, indicazioni erano proprio sulle malattie muscolari, sulle cervicalgie, sulle cervicobrachialgie, sulle ernie, sulle lombalgie, e un'attività antimicrobica, ma soprattutto nel potenziare il sistema immunitario, aumentare. E quindi noi stiamo dimostrando, attraverso uno studio fatto diciamo vari di Napoli, dove vi era un ambulatorio pubblico unico in Italia e un master di secondo livello ancora oggi presente, che era appunto diretto da mio padre, il professor Di Luongo, e grazie all'Università dell'Aquila noi stiamo portando avanti questa ricerca su glioblastoma e ozono, che stiamo finanziando grazie ai nostri soci, alle donazioni e al 5 per 1000, che stanno appunto dimostrando la validità, come l'ozono interagisce con i vari fattori di crescita a livello tumorale. Perfetto. Matteo Giroletti, a telecamere spente, una persona straordinaria, splendida, ma veramente una cosa molto bella. Diceva prima la dottoressa Luongo che pazienti che vengono dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, c'è questa inversione di tendenza che dal nord vengono a curarsi al sud, e non voglio scherzare su questa cosa. Lei come ha conosciuto, come è venuto a capo? Sì. Come ci arriva? Ci racconti brevemente la sua storia. Buonasera, nulla, io nel maggio del 2017 ho avuto una ricorsività con metastasi al quarto stadio da un cancro alla rinofaringe. Avevo di fronte a me la scelta di andare in vacanza e godermi gli ultimi mesi di vita e, vedendo cosa succedesse, ho provare a studiare. Nei studi internazionali, insomma, che ho provato a guardare su PubMed, che citava la dottoressa, ho trovato appunto questo articolo, e ho trovato molti articoli con il cognome Luongo, e nulla, mi sembravano ben fatti, ben con l'impianto di note coerenti. Stentavo un po' a credere a quello che leggevo, però proviamo a contattare la dottoressa. Dopodiché c'è stata una fase, logicamente, da parte della famiglia, ossigeno zero terapia è praticata in tutta Italia, quindi che ci vai a fare a Napoli? Io ho deciso di puntare e di andare da chi aveva costruito, a chi aveva ragionato, a chi aveva pensato, a chi aveva fatto concretamente questi studi, pertanto sono arrivato qua. Non voglio essere brutale, ma un po' ruvido, lo sarò senz'altro e me ne scuso. Lei aveva una prognosi infausta? Sì. Lei era stato... Sì, la prognosi rimane infausta per quello che logicamente sono gli studi, poi ho imparato anche che le prognostiche vanno un po' soppesate, tutto quanto. Sicuramente un trattamento tradizionale parla di 7-24 mesi come prognosi, quindi si parlava di Natale dell'anno scorso, Natale di quest'anno, quindi siamo lì, al momento siamo in estate, sto decisamente bene, c'è ancora da lavorarci, sono seguito qui. Matteo, scusi, sì, prego. Come stava e come sta adesso? Perché lei sta praticando il trattamento già da un po' di tempo? Sì. Giusta domanda. Io quando ho cominciato con la fondazione e l'Amor, ero già sotto chemioterapia, solo che si era creata un po' di chemioresistenza al trattamento, e sicuramente due grandissimi benefici immediati, cioè parlo di una settimana di trattamento. No, lei deambulava prima normalmente? Faticavo ad ambulare, sicuramente le chemio qualcosa avevo risposto, non del tutto, quindi è sicuramente appunto i due aspetti fondamentali che posso testimoniare su questa terapia immediati, parlo di una settimana, una terapia poco invasiva, leggera direi, sono sicuramente la riduzione del dolore, il dolore metastatico alle ossa, insomma, da portare è un po' impegnativo, sia nella deambulazione, come dicevi tu Sergio, sia anche nel coricarsi, andare a letto, e sicuramente nella ricostituzione dell'emocromo, quindi la stanchezza, la fatica,
un sistema immunitario più debole, quindi che ti espone più facilmente a infezioni. In una settimana i valori del sangue e il dolore erano in una situazione nettamente diversa. Però Matteo, mi hai parlato di affaticamento, senso di fatica, stanchezza, non mi hai parlato del dolore più importante, quello là psicologico, quello là che ti dà la sensazione di camminare in un vicolo senza luce e poi improvvisamente... Ah, sì, sì, sì. No, io sono... personalmente sono un grande fan dell'ozono, quando l'ho scoperto io, come dire, è diventata quasi, io, è diventato dipendente. E io ho fatto questa domanda volutamente perché lui è, a parte simpaticissimo, lui da quando sta facendo ossigeno-ozonoterapia ha ricominciato a ridere. Sì, poi sono venuto qua a Napoli anche, e poi non è cosa da poco. Lorenza Luongo, terapia alimentare importante per un caso come Matteo. Matteo è molto bravo, lui già ha studiato molto, potrei metterlo insieme a me perché questi pazienti... Infatti è un autodidatto. I nostri guerrieri studiano moltissimo, giustamente, perché vengono un po' abbandonati a loro stessi, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, e quindi cercano di prendere tutto ciò che la letteratura appunto può fornire. Però sì, noi cerchiamo di stilare per ogni paziente, per ogni patologia specifica, quindi per ogni caso oncologico e delle malattie croniche in particolare, in generale, cerchiamo di stilare una terapia alimentare specifica. Quindi io vado a guardare ciò che la dottoressa Margherita va a somministrare per quanto riguarda terapia integrata e vado a ricercare i principi attivi che sono anche contenuti negli alimenti. Quindi cerchiamo di amplificare, di aumentare l'effetto di tutto ciò che somministriamo, sia appunto come terapia in pillole, però anche attraverso l'alimentazione. Matteo in particolare già da solo studia moltissimo, è molto bravo, però abbiamo cercato anche a lui di aiutarlo un po'. Io una cosa voglio dire agli amici da casa: noi stiamo leggendo e ringraziamo tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo, sono veramente numerosissimi. Sì. Per quanto riguarda tutte le domande tecnico-scientifiche, potete andare direttamente sul sito della fondazione, che è www.amorondus.com. Troverete tutte le dinamiche, i meccanismi per arrivare, i numeri di telefono, potrete parlare direttamente con i medici, ma soprattutto con la dottoressa Margherita Luongo. Se avete qualche domanda breve da fare adesso in studio, avremo piacere di girarla ai nostri ospiti. Per tutti i meccanismi veramente amministrativi, tecnici, direttamente sul sito della fondazione, giusto dottoressa? Quindi, cosa stiamo facendo a Matteo, dottoressa? Parlo di terapia. Allora, al momento Matteo, come lui diceva poc'anzi, lui ha finito il trattamento chemio e radioterapico, dove si aveva avuto una risposta non diciamo efficace al 100% e comunque c'era ancora presenza di malattia. Da quando è cominciato l'ossigeno ozono, adesso noi stiamo facendo un trattamento locale e un trattamento per via sistemica con ossigeno ozonoterapia. Sta facendo una terapia integrativa adiuvante basata su sostanze naturali che vanno appunto ad avere le terapie integrate. Noi andiamo ad agire su tre fasi del tumore: il metabolismo insieme alla dieta, quindi le sostanze attraverso il cui il tumore si nutre, come possiamo bloccarle. In questo caso parliamo di zuccheri e colesterolo, quindi nella natura abbiamo tantissime sostanze naturali che vanno a bloccare queste due reazioni. Le mutazioni, quindi il tumore si adatta a ogni qualvolta è a contatto con una sostanza per lungo tempo, muta e diventa più aggressivo, e quindi noi, andando a studiare i vari recettori che provocano le mutazioni e le sostanze, grazie agli studi internazionali su PubMed, appunto abbiamo fatto questa terapia integrata e ovviamente l'infiammazione e la carenza di ossigeno. Quindi ci sono delle piante, delle sostanze che hanno un potente effetto antinfiammatorio, soprattutto se associato all'alimentazione. Lui sta facendo una terapia quindi locale con ossigeno ozono attraverso delle infiltrazioni paravertebrali e nelle zone coinvolte precedentemente dalle metastasi, e una terapia sistemica con autoemoterapia ozonizzata e una terapia ovviamente
A questo noi siamo in procinto, abbiamo fatto una biopsia per fare un test biogenetico specifico, non rispondendo più alle chemioterapie dei protocolli che è già sostenuto, e quindi stiamo aspettando risposta da Londra per avere un farmaco specifico, qualora ce ne fosse bisogno, al prossimo controllo che farà. Contemporaneamente al momento la sua malattia è in fase di stabilità. L'ultima TAC ci dava una negatività dove c'è solo uno stadio infiammatorio, generalizzato ovviamente, perché alla base c'è sempre un'infiammazione, e lui al momento ha recuperato, come vi potrà dire stesso lui, sia per quanto riguarda sotto l'aspetto dolore, in quanto lui un anno fa era addirittura allettato, invece ora ha un dolore molto basso, solo di tipo reumatico, che regredisce con una banale tachipirina, con il paracetamolo, quindi diciamo non è un dolore oncologico come uno potrebbe immaginare da metastasi ossee, che al momento come farmaci abbiamo soltanto gli oppioidi. Perfetto. Quindi cose straordinarie veramente, al limite proprio della credibilità, ma sono cose che io prima di invitare in studio il professore Luongo e tutto lo staff, ho fatto una serie di ricerche, ho potuto verificare che ci stanno tantissime altre testimonianze, che per ovvie ragioni non potevamo portare tutti quanti in studio. Abbiamo portato Matteo Giroletti, veramente come emblema di quello che riesce a fare l'ossigeno-zonoterapia. Però adesso la domanda di Sara. Sì, io vorrei fare una domanda all'assessore Borriello, in particolare come rappresentante della nostra istituzione politica, potrei dire. Trago anche spunto da quelle che sono le domande che ci stanno arrivando. Cosa potrebbe fare il Comune per aiutare questa realtà? Perché ormai possiamo dire che la Fondazione Maria Guarino Amoronlus è un'eccellenza napoletana, quindi quale contributo potrebbe dare l'amministrazione pubblica in questo campo? Una cosa che si fa quando ci sono cose così è promuovere almeno, come dire, un convegno al Comune. Noi non abbiamo specifica per la sanità, anche se come dire, la tutela della salute è in capo al sindaco, ma in maniera più generale. È chiaro che un'attività del genere sarebbe utile, insomma, poter affrontare la questione con l'assessorato al welfare, promuovere attività. Lo sport, come dire, io dico che c'entra sempre, perché lo sport è salute, praticare lo sport aiuta moltissimo a prevenire una serie di patologie, questo non lo devo dire io, siete voi, come dire, addetti ai lavori, che lo testimoniate con la forza dei numeri. Però è chiaro che è evidente che, insomma, con una cosa del genere sarebbe bello poter fare un convegno. Come facciamo tante cose, tanti convegni, potrebbe essere bello. Questo è un tema delicatissimo, insomma. E c'è il tema della conoscenza, perché ammetto la mia, io non lo sapevo, cioè non sa partire da una conferenza stampa, possiamo lavorare, possiamo lavorare, trovare eventualmente sostenitori. L'assessore, un attimo solo, e poi sì, no, dicevo, sarebbe è bello lavorare a un progetto comune che può tenere dentro lo sport, la salute, dando una possibilità concreta di conoscenza di che esiste altro che non è conosciuto. Allora, il professore voleva farlo. 7-8 anni fa abbiamo fatto un convegno, come ci invita la stessa De Nosso a farlo a Napoli, ma a Roma l'abbiamo fatto alla Camera dei Deputati, e quando vide il mio sguardo completamente lontano da loro, disse: professore, ma lei venderà alla grande, sa che cosa significa che lei è arrivato a fare qua a fare il relatore? E quindi un convegno tutta la giornata con l'ozonoterapia. Ebbene, io ho speso questo foglio di carta, relatore, Camera dei Deputati. Io volevo arrivare a questo, lei mi ha preceduto. Non mi è servito a nulla, caro assessore. Dottoressa Luongo, questo mi incuriosina. Possiamo dire che, come dire, l'apporto della Camera dei Deputati può essere diverso dall'apporto che può dare Napoli, una città. Napoli come risponde. No, lei però mi ha sollecitato una domanda che volevo fare prima. Questa terapia, io malato oncologico, mi rivolgo a voi, quanto mi costa? Questa malattia, questa terapia per i pazienti della Fondazione è una terapia che non costa nulla. Oggi la terapia è una terapia che purtroppo si fa solo in regime privato, in quanto non è ancora presente nei LEA. Questo è uno dei nostri. Se un giorno
Perché una quindi renderlo fruibile a tutti. Sì, è una terapia a bassissimo costo se venisse fatta in ambito sanitario. Quanto costerebbe, dottoressa? Scusi che in ambito sanitario, come poi potrà insomma dire il presidente mio padre, ogni paziente avrebbe il costo di un euro. Ovviamente noi medici della fondazione, non avendo appoggi né finanziamenti da parte delle ASL, delle istituzioni e di null'altro, il paziente paga un rimborso spese, perché ovviamente le strutture e il materiale di consumo ha un costo di 15 euro a seduta, ma non pagano la prestazione medica. Oggi l'ossigenozono ha un costo di media da 80 a 250 euro a seduta se venisse fatto in ambito privato. Quindi non stiamo parlando costo zero sostanzialmente. È un costo sociale. È un costo sociale, molto molto sociale. È un sociale. Costo che ovviamente serve per mantenere quelle che sono le strutture, perché nelle strutture ci sono delle spese che vanno dalle utenze, i rifiuti speciali, il materiale di consumo e quant'altro. Fatemi ritornare un attimo sul professore. Professore, lei prima ha detto delle cose anche a telecamere spente, ha detto delle cose molto, molto carine, parlava di grossi nomi dello sport e li ha ribaditi nel primo giro di domande. E questo giustificherebbe per certi aspetti anche la presenza, non c'è bisogno di giustifica, ma diciamo, dell'assessore allo sport. Cosa realmente, a cosa serve per un atleta il trattamento di ossigeno-zonoterapia e in quali casi viene utilizzato? Io sono stato il terapeuta della squadra olimpionica di canottaggio, ma proprio parliamo di Carnevale, no? Gli Abbagnani. Abbagnani. Poi i figli, poi Tizzano, poi altri ancora. Dove loro, dovunque stavo io, mi raggiungevano, facevano rapidamente dei trattamenti intensivi sulle cruralgie, perché il problema grosso che tenevano era un problema di stiramento, perché gli addominali, quindi le cruralgie, venivano trattate con l'ozono, due o tre trattamenti rapidissimi e poi potevano partire. Sembra che c'ho a casa tantissime cartoline, tutte ogni volta che loro riuscivano a vincere un premio mi mandavano tutti quanti con le firme, eccetera. Noi siamo veramente quindi, in chiusura. In ambito sportivo alla grande si inserisce l'ozono. Ci siamo detti un sacco di cose importanti, siamo riusciti anche se parzialmente a dare un po' di informazioni agli amici che ci seguono da casa e sono veramente numerosi, noi li ringraziamo sempre. Proprio in un flash, dottoressa, proprio velocissima, il grande sogno di Maria Guarino Amorolus, veloce. Portare avanti la ricerca, aiutare i malati cronici e oncologici e sperare che un giorno l'ozono entri in ambito pubblico in modo che tutti si possano curare gratuitamente. Perfetto, e noi su questo leggiamo. Assolutamente. La redazione di Napoli News Magazine e Lager Campanus, da sempre in prima linea per sostenere la ricerca sul cancro, da quest'anno sono vicini alla Fondazione Maria Guarino Amorollus. La Fondazione è un sistema realizzato per sostenere la ricerca oncologica e la diffusione dell'informazione scientifica attraverso pubblicazioni e studi, esercitati in collaborazione con le università italiane ed estere. Tutto questo è possibile solo grazie al lavoro volontario e a titolo completamente gratuito dei medici che ne fanno parte. Il nostro impegno è quello di aiutare chi ci aiuta a combattere terribili patologie attraverso una raccolta fondi. Devolviamo il 5 per 1000 alla Fondazione Maria Guarino Amorollus, un semplice gesto che non costa nulla ma dona speranza e serenità a chi soffre. E su queste parole noi vi ringraziamo, salutiamo. Vi aspettiamo, vi salutiamo, vi aspettiamo venerdì prossimo, stessa rete, stesso orario, stesso canale, canale 93 TLA. Noi saremo qui e vi aspettiamo. Buonasera. Alla prossima. Arrivederci.